Romagnolo, nato a Cattolica ma cresciuto a Coriano, come la passione di uno sport che in Italia trova i suoi campioni proprio lì, o poco più in giù, nelle Marche. E ha cominciato a correre molto presto, a 7 anni, Marco Simoncelli, sulle minimoto, come tanti altri campioni, Valentino Rossi in testa. A 15 anni è già campione europeo, poi il mondiale sulle 125. 3 anni fa, proprio a Sepang, in Malesia, si laurea campione del mondo delle 250 con la Gilera. Dall'anno scorso correva con la Honda nella classe principale. Tanti capelli, un tripudio di riccioli disordinati, una faccia simpatica e fin da giovanissimo quasi il desiderio di essere sotto pressione per vincere. Alla fine, quando c'è magari un po' di pressione, riesco a trasformarla in motivazione. Il tragico incidente di oggi addolora profondamente il mondo dello sport, la sua gente, i suoi cari. Ed insieme a tutti viene voglia di rivedere Super Sick, come era soprannominato, sorridente e scanzonato, con tutti quei riccioli chiari pronti ad essere schiacciati da un casco per salire in sella e conquistare l'asfalto con il suo rombante cavallo di metallo, numero 58.